Salve a tutti. Ciao. Breve video, qui siamo a Yokohama, siamo venuti qua a festeggiare il mio compleanno. Auguri. Grazie. E da qualche mese è stata aperta qui a Yokohama, non so se si vede dove siamo, una funivia, una ovovia, non so neanche come si dice, che praticamente ti fa fare il giro di Yokohama da qua a un parco davanti, nell'area di Minato Mirai, che è quella più bella. Ma adesso basta parlare perché siamo per partire e quindi vi faccio vedere la vista da qua, che sembra proprio bella, so, perché la zona la conosco, eh? So, io volevo prendere questo. La funivia nuova, no, che parte da Minato Mirai e fa fare il giro brevi... c'è il riflesso purtroppo, però speriamo che si veda qualcosa. Questa è la Landmark Tower dove abbiamo dormito stanotte, fino a qualche anno fa l'edificio più alto di tutto il Giappone. Adesso abbiamo Harukas di Osaka, guardate bello che è! Nippon Mare, no? Come? Nippon Mare. Ah sì, c'è anche, ora ve la faccio vedere un attimo, cambio con calma. La nave, la Nippon Maru, che è davanti a noi, 100 anni è messa qua, nave storica. Di là tra l'altro, il video completo di Yokohama lo vedrete poi nel mio canale YouTube Tommaso in Giappone. Questo è il breve video della funivia per il mio canale, secondo canale Tommaso in Giappone TV, e per Facebook, voi se lo state vedendo su Facebook. Bellino, comunque. Mi dispiace qua che c'è un po' di riflesso, però è un fatto antiriflesso. Ci voleva salire lei, so, vero? Ho convinto lui. No, però ho detto, allora andiamo al Museo del Ramen, però ho detto, vabbè dai, a sto punto prendiamola da qua, se si può raggiungere il Museo del Ramen anche da quest'altro capo di Yokohama, ben venga. Adesso siamo proprio nella parte più alta della funivia, che è finita laggiù, cioè praticamente attraversi un fiume. Pacifico, area espositiva famosissima, per chi si ricorda la Coppa Intercontinentale, era giocata qui a Yokohama. Guardate qua il Luna Park, vediamo se riesco a inquadrarvelo di qua che c'è meno riflesso. Ok, là c'è il Luna Park, così come il Luna Park c'è anche qui, questo qua è il Luna Park. Peccato per il riflesso, però vabbè. No. Però anche dentro Venivia è molto moderno. Sì, 1000 yen per questi 5 minuti, quindi a testa, 8 euro a ogni persona per poter fare questo. Praticamente da lì, da laggiù in fondo, all'altro capo di questo canale. Qui è tutto artificiale, tra l'altro. Guardate, guarda bellino sotto quel... Quello è tipo Suigio Basso. Questo guardate che puoi sembra... anche quello? No, sai che è quello lì, forse? Non è neanche... È quello con le ruote. Cioè che va sia in acqua che capito? Molto. Sì, perché guardagli la forma, è probabile che sia quello lì. Ci sono dei mezzi che usano spesso, capito? Anche qua nelle gite. Che può essere usato sia come nave, poi c'ha le ruote, un mezzo anfibio che galleggia e sa anche però andare con le ruote. Dovrebbe essere quello. Anche no, quello no, no, quello. Però è bellino questo. Dovrebbe essere perché la forma sembra proprio quella lì. Bello qua, questo è molto simile a Dodaiba. Quindi anche qui si tratta di un'isola artificiale. Vedete, anche qui c'è il Luna Park. Ecco, adesso vi faccio vedere meglio da dietro la Landmark Tower. Bellissimo. Noi abbiamo dormito qua stanotte dentro Royal Park Hotel qui di Yokohama. Vedrete il video sul mio canale YouTube Tommaso in Giappone, quello principale, ecco, quindi iscrivetevi anche a quello, a parte è più facile che siete iscritti all'altro che a questo qua. Comunque Yokohama è bella, tra l'altro questo secondo giorno di estate, questo è il secondo giorno di estate, perché ieri è ufficialmente finita la stagione delle piogge e oggi quindi è il secondo giorno di estate vera, ci sono le cicale che cantano. Questo che è World Porters, vabbè, è un centro commerciale con seria. No, Ion Cinema. E c'è anche il cinema di Ion. E poi abbiamo questa specie di arco di trionfo qua, questa Defense di Navios Yokohama con il buco nel mezzo. Va bene, bello, guarda qua questo. Bello. Bello, bello, sì. Siamo arrivati. Abbiamo speso 16 euro per 5 minuti. Al prossimo video da Giappone, come? È una vera esperienza. Oh, io ho dimenticato ora qui. Al prossimo video da Giappone, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.